L'Aquila Rosa, aspettando il giro, una serie di iniziative previste in città 10, 11, 12 e 14 maggio che si snoderanno in diversi punti e che sono state presentate in comune dal sindaco Biondi, dall'assessore Lancia, dal consigliere Luigi Faccia, dai rappresentanti delle associazioni che collaborano. Testimonial sarà la ginnasta Fabrizia D'Ottavio. Il 10 maggio si parte dal Parco del Castello con un live di opera pittorica e body painting a cura di Silvio Formichetti. I fratellini Margiotta, noti in città per le loro opere, daranno prova della loro street art coinvolgendo pubblico e bambini. Il 10-11 maggio sono previste varie iniziative al Parco del Castello, tra queste ce ne sono alcune ad opera dell'ASL e altre associazioni locali per la prevenzione dei tumori. Allo stadio Gran Sasso, l'11 maggio, grazie all'Aquila Calcio Femminile, dalle 15:30 andrà in scena l'amichevole tra l'Aquila Calcio Femminile appunto e la Human L'Aquila Soccer, con in campo la campagna di sensibilizzazione di Humanitas e ASL per i tumori, grazie all'associazione Mamme per l'Aquila. Il 12 maggio, giorno dell'arrivo del giro a Campo Imperatore nella chiesa di San Silvestro, un concerto dei giovani del Conservatorio, mentre il 14 alla Villa Comunale chiude una passeggiata sportiva amatoriale e culturale in bici per la città con delle guide. Insomma, un calendario molto ricco. Il messaggio che vogliamo lanciare è quello che abbiamo messo anche sul materiale promozionale che recita Vivi l'Aquila tutto l'anno, perché vogliamo indicare che l'Aquila è una città che può essere vissuta tutto l'anno. Daremo un piccolo spaccato delle capacità sportive, artistiche, culturali del nostro territorio, con delle attività, concerti, partite ed altro, ma soprattutto facciamo una dedica particolare alle donne, utilizzando, diciamo, il fatto che è la corsa in rosa, che deriva dal colore della Gazzetta dello Sport, naturalmente, ma noi l'abbiamo voluto declinare in favore delle donne. Faremo, d'accordo con la ASL, con l'associazione Humanitas, anche un'attività di screening, perché ribadiamo il tema centrale della prevenzione, in particolar modo della prevenzione rivolta alle donne.